Che sia fragola, banana o mela, il nostro corpo ha una forma unica e dunque speciale. La campanella è già suonata, inizia una nuova lezione. Buongiorno! Buongiorno ragazze! Chissà di cosa parleremo oggi. Parliamo di jeans, perché secondo me ogni tanto li scegliamo un po' casualmente, sti jeans, ok? Diciamo che il jeans è qualcosa che ci fa sentire sempre a nostro agio. Cioè, dovrebbe essere facile, ma non tutti possiamo portare tutti i jeans. Ad ogni forma appartiene un jeans. O più jeans, anche assolutamente. Jeans. Come ha detto Fabrizio, il jeans è un capo che possiamo utilizzare in tantissime occasioni, anche quelle un po' più eleganti, va scelto nel modo giusto. Le linee un po' più eleganti potrebbero essere questa, che è un wide, però tagliato, quindi ha la gamba larga, è un jeans molto chic. Può essere anche sportivo, se ci mettiamo una sneakers e una t-shirt, però può diventare anche una cosa un pochino più elegante. Magari serve un'altezza, che per esempio noi no, al rettangolo sta bene pure questo. Allora, Elena e Fabrizio sono due persone uguali a come sono sui social, nel senso non è molto comune questa cosa. Elena è esattamente come nelle storie, ci parla come se, se la conoscessimo da una vita, ci fa un po' da mamma che ci protegge. Andiamo avanti, questo in inglese lo chiamano carrots perché appunto ricorda le forme della carota ed è molto largo sopra e si va a stringere sotto, a volte si ferma però sul polpaccio, quindi aiuterebbe un fisico sicuramente slanciato e alto. Sì, e chi ha la parte superiore del corpo un po' più ampia. Alla mela per esempio no, perché non ha molte forme, è molto morbido, quindi rischi di sembrare un po' trasandata. Ragazze, per favore, se decidete di indossare un jeans del genere, non abbinateci delle sneakers, fatemi questa cortesia. Allora andiamo avanti, vabbè, il classico skinny, vabbè, questo qui è il jeans salvavita, va bene praticamente a tutte, dipende dal lavaggio, potete usarlo sia di giorno che di sera. Il body shaming è quel fenomeno per cui si ricevono commenti denigratori rispetto al proprio corpo o alla propria persona più in generale. Perché è gravissimo? Perché i ragazzi, gli adolescenti sono alle prese con un compito di sviluppo fondamentale, che è quello della mentalizzazione del corpo. Si passa infatti da un corpo da bambino a un corpo da adulto. L'attacco al corpo dall'esterno provoca nel ragazzo uno sconvolgimento emotivo molto grave. Questo se il ragazzo ha una struttura di personalità particolarmente fragile o particolarmente sensibile a giudizio altrui, può provocare stati d'ansia, stati depressivi, ma anche disturbi del comportamento alimentare. Per questo motivo il body shaming non va mai sottovalutato, ma anzi va portato alla luce e combattuto. Allora andrei avanti con questo colpo d'occhio colorato. In effetti è il più difficile, perché questo è un jeans che sembra a zampa. In realtà è ancora più bello perché ha zampa, ma ha un taglio bootcut. Il taglio inizia leggermente prima e permette di vedere appunto il boot, che sarebbe lo stivale. Allegra, che scarpe metteresti qua sotto? La ginnastica. Voto 2. Io sono sempre stata molto maschile come personalità, quindi ero sempre stata amica solo dei ragazzi, a eccezione delle mie compagne di squadra di pallavolo. Andiamo avanti. Un boyfriend strappato. Allora, gli strappi, per favore, abbiniamoli a qualcosa che li smorzi, perché se qui mettiamo di nuovo le sneakers e la t-shirt magari con una scritta con le paillette, Io non vi vedo prendere appunti, ragazze, però, Cioè, anche oggi sarà una prova, non volevo spoilerarla, però anche oggi sarà una prova e sarà veramente difficilissima. Cattiveria. Questo cos'è? Un palazzo. Palazzo perché va dritto. La zampa è stretta nella prima parte della gamba e si allarga sotto. Questo è tutto largo, è stretto solo sulla parte superiore in vita, però poi scende dritto. Palazzo, fragola, pera. Regular. Questo è semplice, è leggermente informe, quindi non sta bene proprio a tutti, però è un jeans proprio comodo. Come il boyfriend viene da una forma maschile, se già tendiamo a coprirci tanto, mettere cappotti, sciarpe, cappello, occhiali, buff e Babbo Natale, lo evitiamo perché sennò possiamo risultare un po' troppo appunto boyfriend o maschile. Se siete in difficoltà, non sapete cosa mettere una sera, zampa. Domande? Io ho una domanda.
Vai. Allora, voi avete detto che lo skinny sta bene a tutte. Sì. Io ad esempio non sono d'accordo sul mio fisico, perché ho paura che mi faccia l'effetto troppo spalla grossa e poi gambine. Siamo riuscite a confrontarci. Secondo me siamo riuscite oltre a capire noi stesse, ma a immedesimarci anche un po' nelle altre. Cioè, nel senso, appunto, io ho il fisico a fragola. So che devo mettermi questo, questo e quest'altro, grazie ai loro consigli che ci hanno dato, e infatti io sono venuta appunto per questo. Perché tu non esci solo con i jeans addosso normalmente, quindi possiamo lavorare anche con tutto il resto, con uno stivale magari sotto al ginocchio e sopra metti magari una canottierina e il blazer e vedrai che la figura assume un'altra forma, ok Erika? La vita per noi diversamente alte. La vita. Beh, sempre ben la vita. Male, 90-100 anni, dipende quello che mangi. Non c'è una regola, cioè dipende dalle proporzioni del tuo corpo, quindi non c'è una regola precisa, devi conoscere il tuo corpo e capire come valorizzarlo, e noi siamo qui apposta. Grazie. Ok, se avete finito le domande, ora passiamo, prima della verifica, al nostro ospite di oggi. Al nostro ospite, quindi abbiamo già capito che è? Un maschietto, perché anche agli uomini capita di subire bullismo, essere esclusi ed avere delle insicurezze. Assolutamente. Vediamo chi è l'ospite di oggi. Ciao Helen, ciao Fabri, ciao ragazze. Mi è stato chiesto di farvi un saluto e ho deciso di farlo qui dal mio logo simbolo, perché quando sei piccolo, sei grassottello e sei bullizzato, hai due strade. O darti da fare e rimboccarti le maniche o lasciarli fare. Quindi questo è un po' il mio logo simbolo, anche perché in quarantena mi sono trovato di nuovo in questa situazione. Potevo stare sul divano o potevo scendere qui in cantina e darmi da fare, quindi ho deciso di costruirmi una palestra, perché chi vuole trova un modo, chi non vuole trova una scusa. Quindi se voi siete lì vuol dire che siete dalla parte giusta della storia, quindi in bocca al lupo a tutte e ricordate, scemi not scemi. Anche i nostri professori si rimboccano le maniche e chiamano Allegra alla cattedra. Adesso dimmi perché hai dovuto chiamarla qui. Vabbè, abbiamo capito che oggi questa felpa non riusciamo proprio a toglierla, però possiamo fare qualcosa per questo viso meraviglioso. Scarica l'app di My Beauty Whisper. Allora, l'app di My Beauty Whisper ti offre consulenze gratuite e personalizzate in campo beauty e make-up con gli esperti del settore. Maro, sei troppo bravo. Mamma mia. Il professor Bezzi è atteso in sala trucco. Ripeto, il professor Bezzi è atteso in sala trucco. Da MAD, l'Accademia di Makeup. Allora ragazze, di nuovo è arrivato il momento della verifica. Mi piace questa cosa che abbiamo fatto due squadre, bionde contro brune. Ah, è vero, è vero. Raga, mi raccomando, non facciamo figuracce. I jeans. Noi vi abbiamo insegnato un pochino quali sono i modelli più adatti a determinate forme del corpo, che cosa può stare meglio. E quindi ora dovrete scegliere il jeans più adatto a voi. Avrete 5 secondi per scegliere il vostro jeans. Da ora! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Via! Prevedo qualche schizzo di sangue. No, stavano per travolgermi. Di nuovo vedo una bellezza. Però monumentale. Monumentale. Chi iniziamo a vedere? Vai, prego. Ah, voilà. Hai usato con questo jeans. Parecchio. Non avrei mai detto che avresti scelto questo. Non l'avrei mai neanche guardati fuori da qua, assolutamente. Voi che dite? Bello, approvato. Non possiamo fare. Bella, nome, brava. Brava. Grazie. Brava, complimenti. Ho meno paura di osare. E anche quando andrò fuori non penserò queste scarpe non me le metto, oppure questa giacca è troppo elegante. Vieni Ludmilla, che colorata, bellissima. Mi piace perché hai bilanciato molto bene i volumi. Esatto, e poi ho usato due colori osando. Sì. Però sono andato bene, è andata proprio bene. Bello. Tendenzialmente pensavo mi ingrassasse, invece... Mi vesto sempre di nero perché secondo me mi sta meglio, non perché debba nascondere qualcosa. E poi un po' snellisce, Basta, no. Sfatiamo questo mito per colori, no. Anche perché cosa devi ingrassare, diciamo, con no, tutto il bene, hai delle curve perfette, esatto, basta. Tu devi esaltare le curve che hai e beata te, quindi brava, Elena, Elena comunque è arrivata Alice in Wonderland e se ne sta andando, esatto. Super rock lei, sì, non so se ti sta bene, questo... No, è lo slim, questo qui, che è quello che dicevamo essere perfetto per le forme a mela come te. Non mi sono mai accettata magari al 100% fisicamente parlando, perché poi il viso, diciamo, cioè, mi piace. Magari le mie insicurezze sono tutte fisiche, magari c'è la pancia e altro. Ti piaci? Sì, mi piace. Ti senti a tuo agio, andresti da qualsiasi parte così, penso? Sì.
Ottimo. Erika, con questi look anni 70 sta benissimo. Quello sì. La zampa le sta da Dio. Vero, anche a me secondo me. Sì, mi piace. Ma eh sì, c'è, cioè, secondo te perché io lo metto lo zampa? Ma avete lo stesso pantalone. Il jeans giusto è stato fondamentale perché quel pantalone a zampa mi fa, no, le gambe sembrano alte 1,80 con il pantalone a zampa e i tacchi, quindi sì, il jeans giusto fa. Siete proprio un'illusione ottica che cammina. Esatto, ma la zampa quello fa, allunga, slancia, allunga. Anche con te ha fatto un discreto lavoro. Grazie. Sì, brava. Brava, brava, complimenti. Cami. Wow. Mamma mia, Cami, pazzesca. Ma qua c'è il lavoro di styling, cioè hai fatto tu qualcosa prima? L'ha fatto lei, ma secondo me c'è un po' un'influenza dell'influencer. Penso proprio di sì, perché questo lavoro, non lo so, non lo saprei fare manco io. È per però sei non benissimo, lo ti piaci? Mega, bello. Ah, hai visto? Bellissimo. Complimenti. A voi piace? Sì, tanto. Io mi sono sempre ostinata a mettere quelli a palazzo, comunque larghi, dove le gambe si nascondevano il più possibile, invece ho visto soprattutto durante la prova che in realtà anche i jeans regular non mi stanno affatto male. Allora fatevi un applauso tutte. Esatto. Che cambiamenti. Madonna mia. E come ogni volta è il momento dei voti, quindi voi potete andare con i vostri look favolosi. Brave ragazze. Che voti avranno preso le nostre studentesse? Andiamo a scoprirlo insieme a loro. Wow. Altissimi! Meritati. Io direi adesso relax. Quindi, ciao. Sono contento di questa puntata. Com'è andata? Devo essere sincero. È la campanella. Scusa, ma quando mai siamo usciti prima della campanella? Ma loro se ne sono andate adesso. Quella è colpa tua, per questo io ci metto i voti più bassi. Non ho proprio se... Ma non va bene, questa non è disciplina. Shame not shaming. Ci vediamo in classe. Una cosa. È facile fare lezione con te così. Orrendo, se li mettete, li mettete. Ho paura perché. Molto ho paura oggi, perché Fabrizio, tu mi fulmini però. Le mani. Eh sì, perché devi essere pronto. Chiederei allo stesso che ti ha dato il cellulare all'inizio. Ah, sì. Di farci. Eccoli. Grazie. Così, mentre ne parliamo, amico tuo. Sì, sì, sì. Josué si chiama. Sì. Guarda che cazzino, l'unico che non c'è nello schema, chi lo deve far spiegare? A me. Sì, è più difficile. Dun dun dun. Cioè, vorrei una zoomata sulla faccia e sugli occhi, se c'è anche un po' troppo calcestruzzo sotto. Boyfriend. Wow. Sì, scrivi. La prova sarà difficile. Dai, ho paura. Va bene. Me ne vado, come ciao. Distrarre una classe. Ciao, me ne vado via. Come distrarre. Follow.